Filippo Carlin, un importante incontro per capire i cambiamenti del terzo settore. Cosa bisogna aspettarsi da questi cambiamenti e in che tempo, in che periodo? Beh, l'incontro che c'è qui stasera alla Sala Era che è di Porto Viro, dove interviene una mia collega, una esperta del mondo del terzo settore, la dottoressa Vallese di Occhiobello, ma che opera in tutto, diciamo così, il territorio del Nord Italia su questa materia, membro della Commissione Nazionale per il Terzo del Settore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, sta illustrando quelle che sono le novità, ma che novità non sono più, in quanto la riforma del terzo settore è ormai in vigore da 2 anni, però è un po', diciamo così, sconosciuta ancora ai più, e vi sono stati delle grosse cambiamenti, delle grosse, una piccola rivoluzione, quella del terzo settore, un settore che in precedenza era stato un po' tenuto, non dico in abbandono, ma un po' dimenticato dalla normativa, dalla legislazione. La riforma del terzo settore ha cambiato un po' tutto, e questa sera a Porto Viro, alla Sala Era, se ne sta parlando in una maniera, secondo me, molto, molto precisa, accurata, profonda, perché Luisa, la collega, è veramente molto, ma molto preparata. Ecco, ma è già in vigore? Lei parlava che è già 2 anni che è in funzione, però è una specie di limbo in questo momento? No, è già in vigore. Quelle che erano le associazioni culturali, le proloco, le bande, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, da 2 anni a questa parte hanno una nuova normativa, e solamente rispondendo ai dettami di questa nuova normativa si può essere identificato veramente come un ente del terzo settore. È previsto un registro per tutti questi enti del terzo settore, il RUNS, il registro unico degli enti del terzo settore, dove tutti questi enti hanno dovuto iscriversi per poter proprio usufruire di questa normativa, perché nel momento in cui noi diciamo una normativa apposita per il terzo settore, riserva il terzo settore, che ricordiamo è un settore meritevole perché spesso opera nel sociale, opera in tante situazioni dove l'impresa, dove lo Stato non arrivano, e vi sono delle importanti agevolazioni, sia natura fiscale, sia natura proprio operativa, gestionale, e questo può avvenire solamente se queste associazioni sono iscritte nel RUNS, in questo registro, e quindi anche di questo si parla stasera. E questa iscrizione deve essere fatta entro quando? Ma deve essere fatta, diciamo, per un ente che parte adesso lo deve fare subito. Gli enti che esistevano già, dopo aver adeguato gli statuti, dovevano iscriversi nel momento in cui il RUNS è entrato operativo, e in questo momento è operativo.